Dottoressa Rosa Borgia, questo screening di massa è stato organizzato da voi come ASL insieme al Comune di Chieti. Che cosa volete evidenziare in particolare? Allora, l'azione ancora meglio viene dal Sua Eccellenza il Prefetto, che convocando i sindaci laddove c'erano più focolai o più diciamo positivi, ha indetto delle azioni mirate su ogni comune perché si facessero questi screening di massa. Perché di massa? Perché è uno screening, e perché questo è uno screening rapido che ci consente di screenare tanti utenti e quindi di isolare immediatamente i nuclei familiari, perché adesso ormai abbiamo visto che il territorio era un elemento già in prima fase, un elemento fondamentale per screenare la gente, l'utenza, ed evitare che arrivassero in ospedale tardi e in massa, inflazionando l'ospedale, le attività ospedaliere, soprattutto gli utenti erano già gravi. Quindi noi stiamo agendo come sanità pubblica, appunto su mandato del prefetto, come azienda, col direttore nostro generale Schell, in concomitanza con i comuni. Io personalmente ho già screenato tanti grandi comuni, che sono Francavilla, Ortona, contemporaneamente oggi sta screenando Tollo, Torrevecchia, quindi tutti i comuni che hanno chiesto, i cui sindaci sono stati particolarmente sensibili, hanno chiesto di screenare la loro popolazione, con buoni risultati, perché abbiamo già screenato, escludendo gli utenti che stiamo facendo oggi, già più di 20.000 persone, individuando diciamo un 2-3% di positività, che significherà isolare quelle persone, evitare che ci sia la diffusività, e quello che è poi lo scopo dello screening. Stiamo vedendo anche che ci sono, a parte le varie file molto ordinate, anche tante persone che collaborano, e questa è una cosa bella. Sì, allora a questo proposito voglio dire che ringrazio tutti coloro che volontariamente hanno partecipato, perché noi abbiamo fatto un bando di volontari, poi abbiamo messo tutto ciò che c'era nella sanità pubblica, ossia nella sanità che sta nei distretti sanitari, quindi collaboratori amministrativi e infermieristici, a cui va dato proprio un ringraziamento particolare, perché consideri che solo su Chieti abbiamo organizzato 26 filiere nei vari luoghi con due turni mattina e pomeriggio, e questo per questo fine settimana, perché era la parte iniziale che si replicherà la prossima settimana. Ho sentito dalle intenzioni che anche il direttore generale, ma credo che poi il prefetto ci indurrà, perché ci ha già convocato per martedì, di prolungare forse anche durante la settimana su Chieti, in particolare in una sede libera che il direttore ha voluto aprire in questa occasione, il direttore Schell, che è la sede dell'UCCP, che sta a Chieti Alta, presso il vecchio Santissima Annunziata.